Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera, dipende da che ora stai guardando questo video. Io sono Sara e tu sei capitato sul Roba sul Tubo. Incomincio col dire che un'altra delle mie più grandi passioni, oltre ai libri, sono i viaggi. Infatti, in questo video vorrei presentarvi 5 località estere da vedere assolutamente, che personalmente ho visto, giustamente non posso parlare di posti che non ho visto. Ma iniziamo subito allora. Iniziamo il nostro viaggio partendo da fuori dall'Europa, e infatti la prima città che vi propongo di vedere è New York. New York io l'ho vista in estate, mi è piaciuta veramente tanto. Certamente non è che uno può andare a New York e dire che non gli è piaciuta, perché che cavolo, la grande mela. Secondo me però è da vedere d'inverno, perché l'unico problema di New York, a parte la gente altamente strafottente, è il fatto che fa veramente veramente molto caldo d'estate, credo anche in primavera, perché il fatto che ci siano molti grattacieli comprime l'aria e quindi fa molto caldo, non si respira se non a Central Park. Io infatti ho trattenuto il fiato per tutto il mio viaggio a New York per poi respirare un po' d'aria buona finalmente a Central Park. Quindi vi consiglio di vederla d'inverno, perché è da vedere sicuramente, e d'estate potreste essere un po' autolesionisti, insomma, se non volete bruciarvi qualche polmone a furia di smog o a furia del fatto che non si respira, andateci d'inverno, che è 50.000 volte meglio. La seconda località che vi propongo è Madrid. Molte persone mi hanno detto che Madrid va vista in primavera. Io non sono d'accordo, perché la Spagna in generale d'inverno è uno dei paesi più belli a livello di eventi. Cioè, loro hanno un modo diverso rispetto a qualsiasi altro paese di festeggiare il Natale, Capodanno, la Befana. Io infatti ci sono stata durante il periodo della Befana, quindi dal 2 al 6, ed è stato meraviglioso, perché il 6 proprio siamo andati a vedere la cavalcata de los Reyes Magos, che è una sfilata come se fosse un carnevale, piena di carri dove c'erano i re magi, ma c'era di tutto, c'era Winnie Pooh, senza parole. E la cosa più bella è stata che per vedere questa parata la gente si era portata gli scaletti da casa. C'era gente sugli scaletti, c'era gente sugli sgabelli, si erano portati di tutto da casa, insomma. La cosa più bella di Madrid è secondo me il fatto che abbia un sistema di metropolitana che funziona benissimo. Ci sono 12 linee di metropolitana, passa una metropolitana ogni 5 minuti ovunque, quindi è letteralmente impossibile non sapere che metropolitana prendere. Ci sono coincidenze, il sistema di biglietti funziona, non fa mai ritardo nessuna metropolitana, è una cosa fantastica, insomma. E essendo che abito in un posto dove i mezzi pubblici non funzionano così tanto bene, sono rimasta veramente veramente molto impressionata dal fatto che questa città avesse un sistema di trasporti così veramente veramente rivoluzionario. Se andate a Madrid, non vi dimenticate, assaggiate tutto quello che c'è da mangiare, dal churros normale con la cioccolata calda al panino con i calamari. Non mi fate ingannare, il panino con i calamari è qualcosa di buonissimo, ve lo giuro. A me è piaciuta tanto, vi consiglio di andarci tantissimo d'inverno. Se volete provare in primavera, andate in primavera. Io ci sono andata d'inverno e era bellissimo. La terza località che vi propongo è, sì, Amsterdam. Molte persone potrebbero pensare cose riguardo al fatto che Amsterdam mi sia piaciuta, ma in realtà Amsterdam è veramente veramente una bella città. Soprattutto io rimango colpita dalla struttura delle città, e come Madrid mi è piaciuta per il fatto che non fosse a scacchiera, Amsterdam mi è piaciuta per il fatto che fosse percorsa dai canali. È una cosa meravigliosa, ci sono le case che in pratica sono storte, sono fatte di così, e qui sopra hanno un gancettino per tirarsi su i mobili nel momento in cui qualcuno dovesse fare un trasloco. Insomma, poi ci sono delle case veramente fatte, delle barche che sono delle case, la gente ci vive dentro, hanno l'acqua, hanno il fuoco, hanno il cibo. E sì, Amsterdam è stata veramente una cosa meravigliosa. Se dovessi scegliere una delle mie località preferite, soprattutto perché Amsterdam è nata una delle mie più grandi passioni, che è quella per l'arte impressionista, perché a Amsterdam c'è proprio il Museo dell'Impressionismo,
pieno di quadri di Van Gogh, insomma. E io personalmente l'ho adorato, come per Madrid, che ha una metropolitana che funziona meravigliosamente. A Amsterdam funziona benissimo il sistema dei tram e dei pullman, forse dei pullman di meno, però dei tram sicuro. Pensate che io sono salita sul tram, dovevo andare su alla casa che avevamo affittato, e quando sono salita sul tram abbiamo chiesto all'autista dove dovevamo scendere per arrivare nella via dove stava la casa. L'autista mi ha chiesto il civico della casa per capire qual era la fermata più vicina, quindi sono completamente altri mondi, io me ne rendo conto, però era veramente bella come città. Io personalmente l'ho adorata, l'ho vista d'inverno, ma a mio parere ci si può andare benissimo anche d'estate, in primavera, in autunno. Per le cose che ci sono da vedere non c'è una stagione particolare in cui bisogna andare a Amsterdam. La quarta località che voglio proporvi è una località piuttosto insolita. Io ci sono andata quando ero piccola e mi è piaciuta veramente veramente tantissimo, ed è Vienna. Vienna è una città che va vista sicuramente d'inverno, perché a Vienna d'inverno c'è la neve. Sicuramente è una città che si apprezza molto di più da piccoli per il fatto della principessa Sissi. E infatti c'è anche proprio un museo per i bambini. Io mi ricordo che quando andai in questo museo mi travestì da principessa e andai in giro per tutto il Palazzo Reale fingendomi una principessa insieme a mia sorella e alla mia migliore amica che era venuta con noi. Ci davano la possibilità di fingerci delle principesse, quindi è stato veramente veramente meraviglioso. Poi personalmente sono una persona che adora i musei dove ci sono per esempio le stanze rimaste intatte del Palazzo Reale, anche con i mobili. Mi piace proprio vedere come fosse la vita a quei tempi, come insomma si muovessero le persone nella stanza. È una cosa che personalmente adoro e non finirò mai di adorare. Di Vienna non vi posso dire molto perché non mi ricordo in realtà quasi niente, perché ero veramente molto piccola quando ci sono andata, però ve la consiglio tantissimo perché io mi ricordo che mi è piaciuta tanto, quindi andate a Vienna, se dovete andare a Vienna andateci d'inverno assolutamente. Quindi quinta e ultima località che voglio proporvi è una località ancora più insolita di Vienna, e infatti prendiamo un bell'aereo e spostiamoci in Portogallo. Il Portogallo io lo consiglio in generale da vedere, è veramente veramente un bel paese, io me lo sono fatto tutto quanto a scendere con la macchina. Ma la cosa che mi è piaciuta di più del Portogallo è stata la città di Albufeira. Albufeira, io ci tornerò un giorno. Albufeira è una città da vedere d'estate perché è una città di mare. Ci tornerò sicuramente un giorno perché è una città per i giovani, piena di locali la sera, ma soprattutto che è una città a tratti tranquilla, a tratti veramente veramente piena di vita di notte, perché è in pratica strutturata intorno alla discesa di una collina, nel senso che c'è il mare sotto questa collina e tutta la strada intorno è Albufeira. Il mare è veramente fantastico perché è oceano, quindi freddissimo ma meraviglioso. Anche la sabbia pulita, candida, se non mi sbaglio era bianca, e soprattutto ci veniva gente da tutti i paesi, quindi c'era una platea veramente veramente molto vasta. E mi ricordo che a me è piaciuto un sacco stare ad Albufeira perché siamo stati in una pensioncina tenuta da una famiglia svedese, ed erano veramente gentilissimi, quindi Albufeira assolutamente da vedere. Insomma, se vi volete fare una settimana veramente veramente di bel mare, andate ad Albufeira. C'è stata anche mia zia dopo che c'eravamo stati noi, quindi vi lascio immaginare quanto possa essere grande il fascino di questa bellissima cittadina piccola. Il video è finito, spero di esservi stata utile. Se volete organizzare qualche vacanza in questo periodo o anche solo d'estate, so che la gente prenota molto molto prima a volte. Se volete lasciate un mi piace perché mi farebbe davvero molto piacere. Se invece vi piaccio io, vi piace il modo in cui parlo e il modo in cui vi consiglio le cose, o non lo so, mi trovate solamente una persona disperata che ha bisogno di qualcosa, lasciatemi una piccola iscrizione. E per queste persone che lasceranno l'iscrizione, ci vediamo al prossimo video random.